Il titolo di questa chiacchierata, che però non compare sul video, eccolo qua, lo dico subito, non è un titolo provocatorio, perché non possiamo non dirci africani, è secondo me la cosa più onesta che possiamo dire sulla nostra origine e sulla nostra diversità. Siamo i discendenti di un piccolo gruppo di africani che ha avuto la fortuna, al momento giusto, di fare la cosa giusta, emigrare. Però, appunto, parlando di onestà, ci sono anche modi disonesti di descrivere le nostre differenze. E quello classico è il modo razziale. E io preferisco partire oggi dal contributo significativo che ha dato il nostro paese al razzismo scientifico, il famoso manifesto degli scienziati razzisti, o decalogo degli scienziati razzisti. È uscito nel 1938 in una rivista, nel primo numero di una rivista che si chiamava La difesa della razza, e che sostanzialmente ha costruito l'ambito sociale all'interno del quale sono state accettate dalla maggior parte dei nostri concittadini le leggi razziali che privavano dei diritti civili i cittadini italiani di razza ebraica. Questo è un documento che dal punto di vista della comunicazione è fatto molto bene, comprende 10 slogan che vi ho riassunto qua e un breve paragrafo di spiegazioni. È stato probabilmente dettato da Mussolini, elaborato da alcuni giovani antropologi e poi firmato dallo Stato Maggiore degli scienziati dell'epoca. E vi chiederete, ma perché ci parli del lavoro di questi scienziati scadenti? Ve ne parlo perché gli ostacoli contro cui si scontrano, senza riuscire a risolverli, gli scienziati scadenti che firmano il documento degli scienziati razzisti, sono gli stessi ostacoli contro cui si sono scontrati, senza riuscire a risolverli, tutti i bravi scienziati che dal Settecento fino a metà del Novecento hanno cercato di compilare il catalogo delle razze umane. Tutti quanti erano d'accordo sul fatto che queste razze ci fossero, ma quando si trattava di farne una lista, ognuno faceva la propria lista. E questa cosa si vede anche in questo elenco. Il punto numero uno dice che le razze esistono e nel 1938 non era una posizione scandalosa, lo pensavano quasi tutti. È più interessante il punto tre, perché si dice che la razza è un concetto puramente biologico. La razza è nel sangue, o diremmo oggi la razza è nel DNA. C'era gente che diceva di no. Ma se la razza è nel sangue, se la razza è una cosa che ereditiamo dai nostri genitori e dobbiamo infallibilmente trasmettere ai nostri figli, allora sarà possibile studiarla con i criteri della scienza, della biologia. Sarà possibile fare un elenco delle razze o almeno dire a che razza apparteniamo noi. E qui casca l'asino. Perché al punto numero 4 si dice che noi italiani siamo ariani. Ariano è una parola che deriva dalla linguistica, vuol dire gente che parla lingue indoeuropee, e quindi siamo in una vasta compagnia che parte dal Portogallo e con qualche eccezione, per esempio l'Ungheria, per esempio la Turchia, arriva fino nel Bengala. 2 righe più sotto, punto numero 6, siamo diventati di razza italiana, abbiamo perso tutta questa grande compagnia. Allora, siamo italiani o siamo indoeuropei? Riga numero 8, siamo diventati mediterranei dell'Europa occidentale, quindi siamo come gli spagnoli e i francesi, ma non come i portoghesi che, come sapete, non si affacciano sul Mediterraneo. E alla riga numero 10 siamo diventati europei, quindi abbiamo ripreso tutti quanti, compresi gli ungheresi, e abbiamo perso gli asiatici. Un pasticcio. Come mai degli scienziati abbastanza seri firmano un documento di questo genere che è totalmente incoerente? Bene, io direi che la risposta è ancora scritta qua, è al punto numero 7. È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. Quando stiamo parlando dell'umanità, limitarsi ad un discorso biologico è difficile, si mescolano altre considerazioni e qui c'è una considerazione politica che è riassunta, a mio parere, in maniera mirabile da questa famosa copertina in cui si vede il programma politico che sottostà a questo documento, un gladio che separa una statua classica. Forse sono gli italiani, forse sono gli europei occidentali, chi lo sa, noi comunque, da quelli che non devono contaminarli, l'ebreo e l'africano. Bene, si può pensare quello che si vuole di questo progetto politico, io spero che come me ne pensiate tutto il male possibile, però io sono venuto a dirvi che dal punto di vista strettamente biologico, nel 1938 era troppo tardi perché questo progetto potesse avere successo. Bisognava intervenire molto prima, bisognava intervenire 35.000 anni prima. Perché 35.000 anni prima c'erano gli europei. Da circa 30.000 anni gli europei non ci sono più e sono rimasti solo gli africani. E lo dico perché per 300.000 anni l'Europa è stata occupata da queste creature, questo naturalmente è il modello creato da due artisti olandesi, l'uomo di Neanderthal. Un'umanità che è rimasta nel nostro continente 10 volte più a lungo di quanto non ci siamo rimasti noi, gli africani.
Come erano i neandertaliani? Erano un po' come noi, erano un po' diversi da noi, vivevano di caccia, mangiavano quasi solo carne, erano più grossini, più bassini, avevano una distribuzione che comprendeva quasi tutta l'Europa, tranne il nord dove c'era troppo freddo, e una buona parte dell'Asia. E il loro cervello non c'è rimasto, perché i cervelli non fossilizzano, ma il loro cranio, che vedete sulla destra, era grande quanto il nostro e a volte di più. Solo che, come vedrete, mentre noi abbiamo una fronte verticale, il loro invece andava giù in forte pendenza. Le regioni frontali della corteccia frontale, che sono così importanti nei nostri processi razionali, negli neandertaliani erano sviluppate di meno, mentre magari ci vedevano meglio perché avevano una regione occipitale più grande. Creature come un cranio, come quello di sinistra, che è il cranio di tutti noi oggi, compaiono in Africa 200.000 anni fa, restano lì per circa 150.000 anni e poi rapidamente si espandono in tutto il pianeta e contemporaneamente le forme umane arcaiche, Neanderthal in Europa, Erectus in Asia e probabilmente altre che non conosciamo, si estinguono. Quindi oggi siamo rimasti soltanto noi, una sola specie, gli africani. La fronte verticale, il mento, che Neanderthal non aveva, e il cranio poco sviluppato all'indietro, sono caratteristiche assolutamente africane, ben più della pelle nera o dei capelli ricci. E siccome ce le abbiamo tutti quanti, queste caratteristiche, non possiamo non dire che siamo tutti quanti africani. Siamo tutti quanti africani, ma come siamo fatti al nostro interno? Non sono qui per dirvi che siamo tutti uguali. Biologicamente, anzi, al contrario, siamo tutti diversi. Non solo siamo diversi, ma guardando queste facce, in molti casi riusciamo a piazzare la persona nel continente giusto, perlomeno, e a volte anche con maggior precisione. Quindi di 5 di queste persone non vi dico da dove vengono, perché tanto lo capite da soli. Quella ragazza polinesiana si è messa anche un fiore fra i capelli, se per caso il suo aspetto non fosse sufficiente a rivelare le sue origini. Ma ci sono dei problemi. Per esempio, la ragazza a sinistra, in alto, ha la pelle scura e le labbra grosse, tutti noi diremmo che è africana. No, viene dall'Asia, viene dalle isole Andamane. E quindi, nell'idea che l'umanità è fatta a pezzi diversi, che ci sono varie razze, ognuna con le sue caratteristiche, dobbiamo starci un po' attenti. Ma forse per capirci è meglio fare due esempi che ci vengono dal mondo naturale. Questo che vedete è uno scimpanzé e le varie regioni colorate rappresentano le zone in cui vivono le 4 sottospecie o razze di scimpanzé. Un esperto di scimpanzé, leggendo il DNA di queste scimmie, di questi primati, ne può collocare con la massima sicurezza ognuno nell'area giusta, cioè può dire se viene dalla zona gialla o azzurra o verde o viola. Quindi questa è una specie in cui ci sono delle razze ben distinte che si possono distinguere con i criteri della scienza. E questa qua che vedete è un tonno, riconoscerete tutti quanti la pinna gialla, è la famosa varietà a pinna gialla del tonno. Questa è una specie invece in cui le razze non esistono. Se pescate un tonno nell'Atlantico, non c'è nessun modo, anche studiando tutto il DNA di questo tonno, di dire se proviene dalla costa americana o da quella europea. I tonni sono delle bestie che, se vogliono, raggiungono gli 80 km all'ora e attraversano l'Atlantico in continuazione. Gli scimpanzé, invece, sono molto stabili. E quindi vi butto lì l'idea che ci sono delle razze quando gli individui sono molto ancorati al loro luogo di nascita e invece non ci sono quando si scambiano continuamente e si incrociano tra di loro anche a grandi distanze. E allora noi siamo come gli scimpanzé o siamo come i tonni da questo punto di vista? Il dibattito risale addirittura al 700 e il primo a fare un catalogo delle razze umane è questo signore, Linneo, svedese, l'inventore della tassonomia moderna, il quale a un certo punto propone che ci siano 4 razze umane. 4 perché 4 sono gli elementi della filosofia greca classica, aria, acqua, terra e fuoco. Anche Linneo, come vedete, che pure era un bravo scienziato, si lascia confondere da considerazioni poco pertinenti quando si tratta di parlare delle nostre differenze. Col tema si cimentano alcune delle più grandi stelle della scienza del 700 e dell'800. Blumenbach, che era un illuminista tedesco, propone un sistema a 5 razze e si inventa la parola caucasico, che vuol dire poi i più belli. Secondo lui i più belli sono i caucasici, siamo noi europei. E questo è Cuvier, grande anatomista, lui propone che ci siano 3 razze. E nel frattempo però gli esploratori esplorano, i viaggiatori viaggiano, portano a casa descrizioni di sempre nuove forme umane che non si riesce a ficcare dentro il catalogo delle razze esistenti, e quindi questi cataloghi si dilatano. Negli anni 30, per l'esposizione universale di Chicago, Malvina Reynolds, una scultrice americana, riceve l'incarico di fare delle sculture che rappresentino le razze umane e dopo un po' di studio propone 103 figure che sono ancora in parte conservate al Museo di Chicago. Nel XX secolo si arriva fino a sistemi con 200 razze diverse.
E naturalmente dire che ci sono 200 razze oppure dire che non si capisce niente è praticamente lo stesso. Infatti qualcuno protesta. Questo è un antropologo americano, si chiama Frank Livingstone, e negli anni 60 pubblica questo articolo che si chiama «Sulla non esistenza delle razze umane», in cui Livingstone dice: «Io non sto dicendo che non ci sono differenze nella nostra specie, sto dicendo che queste differenze non corrispondono ai pacchetti discreti chiamati razze». In altre parole, gli umani non sono come i telefonini, che se sono Samsung non sono Motorola e non sono Nokia, le nostre differenze sono fatte di sfumature. Una proposta molto radicale che incontra delle difficoltà anche presso scienziati bravi. Questo era un bravo scienziato, si chiama Dobzhansky, è uno dei fondatori della genetica, e Dobzhansky riconosce che ci sono due piani, un piano biologico e un piano sociale, di cui tener conto. Dobzhansky scrive che i nostri comuni diritti umani derivano non dal fatto che siamo biologicamente uguali, ma dal fatto che siamo tutti umani. Però Dobzhansky riafferma negli anni 70 la fiducia che si possa un giorno fare il catalogo delle razze. Lui dice: gli sviluppi tecnologici futuri ci permetteranno finalmente di vedere quali sono le razze umane. Ora, la buona notizia è che il futuro è arrivato, noi viviamo nel futuro e possiamo fare delle cose che all'epoca non si potevano fare. Fino agli anni 70 si misuravano crani, si misuravano misure corporee e poi si cercava di interpretarli. Oggi si legge il DNA e qualunque scienziato, di fronte agli stessi dati del DNA, arriva alle stesse conseguenze, conclusioni. Il DNA viene spesso descritto come un lunghissimo testo all'interno di ciascuna delle nostre cellule, e lo è, in effetti. È un testo di cui conosciamo l'alfabeto, le quattro molecole, le quattro basi che lo costituiscono, e in ogni cellula ce ne sono 6,5 miliardi. E oggi è diventato tecnicamente possibile leggere tutte queste basi, tutte queste lettere. Per darvi un'idea, i Promessi Sposi sono lunghi circa 1 milione di caratteri. Quindi ogni nostra cellula contiene al suo interno un libretto di istruzioni pari circa a 3.500 volumi dei Promessi Sposi. Come faccio a maneggiare questo libretto non l'abbiamo ancora capito. Però è possibile leggerlo, è possibile cercare le differenze. E cercando le differenze si è visto che se confrontiamo Europa, Asia e Africa, qui ho lasciato fuori gli altri continenti per fare le cose più semplici, quell'81% vuol dire che l'80% delle differenze nel nostro DNA sono presenti in tutti i continenti, sono cosmopolite. Io sono di gruppo sanguigno 0 e chi è di gruppo sanguigno 0 può venire da qualunque continente, perché il gruppo sanguigno 0 è dappertutto. E lì forse vedete che in Europa c'è uno 0,06%, è molto difficile essere geneticamente europei. E c'è un 1% in Asia, è molto difficile essere geneticamente asiatici. C'è però un 7% in Africa. L'Africa è diversa dagli altri continenti, non solo perché contiene i fossili più antichi dei nostri antenati, ma perché contiene anche un repertorio più vasto delle nostre differenze genetiche. Però quell'81% in mezzo ci spiega perché non è stato possibile tagliare a fette il pianeta indicando le varie razze nelle varie zone, perché abbiamo tutti le stesse cose in comune. E l'esempio più bello, secondo me, viene dallo studio dei genomi completi, del DNA completo, di queste tre persone. Sono tre biologi, quello in mezzo è Jim Watson, lo scopritore insieme a Francis Crick della struttura doppia elica del DNA, Craig Venter e un coreano che si chiama Kim. Sono stati letti i loro DNA completamente e se li confrontate, non so se riuscite a leggere qua, è interessante quello che queste persone hanno in comune a due, perché Venter e Watson sono chiaramente due europei, due americani di origine europea, e si vede, ma hanno in comune meno del loro DNA di quanto ciascuno di loro abbia in comune con Kim. Quindi se li volete mettere insieme sulla base di tutto il loro DNA, o mettete Venter con Kim e Watson sta fuori, o Watson con Kim e Venter sta fuori, ma non potete mettere insieme Watson e Venter. Questo non vuol dire naturalmente che per ognuno di noi c'è un piccolo coreano che è il nostro gemello biologico. Vuol dire semplicemente che siamo tutti così diversi, anche in questo teatro, che tra di noi, tra due di noi, ci possono essere differenze più grandi di quelle che ci sono tra uno di noi e un coreano, un messicano e quello che volete voi. Quindi non ci sono dei dati moderni che ci permettano di dire che siamo come gli scimpanzé. Siamo come i tonni, ci siamo mossi moltissimo e negli ultimi 3 minuti che mi restano farò una cosa un po' spericolata. Vi riassumerò l'intera storia dell'umanità in 2 diapositive. Non fatelo a casa vostra, è un'operazione pericolosa. È quello che gli scienziati chiamano un modello, una visione semplificata di come sono andate le cose. 100.000 anni fa stavamo in Africa e quei pallini colorati sono i nostri antenati, indicati con colori diversi perché erano biologicamente diversi. Che vita facevano questi nostri antenati? Non se la passavano bene. Non potevano produrre il cibo, l'agricoltura nasce 10.000 anni fa, non 100.000 anni fa. Quindi andavano in giro
sottoposti a ogni sorta di rischi e di carestie, e senza mappe esploravano il territorio. Per cui 70.000 anni fa circa li vedete che si sono sparsi in giro per l'Africa e sono comparsi nuovi colori a rappresentare il processo naturale di mutazione che produce sempre lentamente, un po' alla volta, tante nuove differenze biologiche. Alcuni di loro, che ho indicato in giallo e in verde, sono arrivati in Palestina quasi. Non lo sanno, non hanno mappe. Ma quando passano in Palestina, intorno a 60.000 anni fa, succede una cosa molto importante, perché l'Asia ha molte più risorse dell'Africa ed è praticamente spopolata. C'è qualche Neanderthal, ma i Neanderthal erano persone per bene e ce ne sbarazziamo molto rapidamente. E a questo punto succede una cosa che Charles Darwin aveva previsto, pur senza conoscere nessuno di questi dati. Quando ci sono più risorse, il numero di bambini che raggiunge l'età della riproduzione è più grande. E questi bambini lasceranno dei figli che avranno a loro volta una maggiore probabilità di lasciare altri discendenti e così via. E quindi la popolazione che è uscita dall'Asia cresce e va a colonizzare tutta quanta la terra. Ma non sono tutti gli africani, sono un sottoinsieme degli africani, i gialli e i verdi. Ed è per questo che fuori dall'Africa oggi troviamo dei sottoinsiemi della variabilità biologica africana. Chiaramente saranno successe molte altre cose, ma se questo schema funziona, come io penso, allora questo schema ci permette di capire non solo i pochi dati che vi ho presentato, ma tanti altri anche che non ho avuto modo di presentarvi. Concludo con Charles Darwin, l'uomo il cui pensiero costituisce tuttora, a 150 anni di distanza, la spina dorsale della biologia contemporanea. Darwin, a differenza di molti suoi contemporanei, non propone un catalogo razziale e anzi cerca di parlare dell'uomo il meno possibile, almeno nel suo libro fondamentale, L'origine delle specie. Però a un certo punto non ne può più e lo dice. E dice, guardate che gli esperti hanno studiato l'umanità più di qualunque altro animale, ma tra gli esperti, cioè non tra i matti, che pure si sono occupati di questi problemi scrivendo delle cose pazzesche, ma tra gli esperti non c'è nessun accordo sul fatto che l'umanità sia costituita da una sola razza, oppure due, o tre, o quattro, come diceva Kant, che è Immanuel Kant, il filosofo, che anche lui si era fatto il suo catalogo razziale, oppure cinque, come dice Blumenbach, oppure sei, sette, otto, quindici, venti, ventidue, sessanta o sessantatré. Qui Charles Darwin ci sta dicendo, finché non ci mettiamo d'accordo sulla definizione di questi gruppi all'interno dell'umanità, non potremo studiarli scientificamente. Io sono uno scienziato e di queste cose non voglio occuparmi. Grazie.